è venuto questo appuntamento del Festival Altri Mondi e io si sente, sì. Io sono Sara del Laboratorio 47, che è il laboratorio artistico qua al piano di sopra, e abbiamo creato questo momento di talk per quanto più possibile aperto e dialogante anche con voi che siete qua, che riguarda appunto pratiche e teorie di artistiche di militanza e diciamo attivismo politico e qualsiasi altra suggestione ci venga. A partire un pochino diciamo dalla nostra esperienza qui dentro, nello specifico faccio un'introduzione brevissima su chi siamo, cosa facciamo, giusto per dare un contesto a quello che poi andremo a dire dopo. E sostanzialmente siamo un gruppo di ragazze quasi tutte dell'Accademia, ragazze, parlo al femminile ma non sono un gruppo separato, quasi tutte che vengono dall'Accademia di Belle Arti, ma non solo, che all'interno di Asca Tassuna, sia per affinità con il percorso politico appunto di Asca, sia per un'esigenza di spazi in cui appunto lavorare ai nostri progetti e condividere dei linguaggi artistici in modo orizzontale, abbiamo aperto questa stanza che ormai adesso direi 2 anni continuiamo a sfruttare, sia per appunto proseguire delle ricerche personali, ma anche e soprattutto per diciamo dare un apporto artistico e creativo alle lotte cittadine, non solo con le quali ci sentiamo affini, dunque giusto per dirne un paio, la lotta di Sfratti, la lotta Notav e così via. Abbiamo deciso di sfruttare l'occasione di questo festival per cercare di, per 2 motivi, diciamo. Uno sicuramente è quello di provare a dire qualcosa, no? Nel senso che il nostro linguaggio d'espressione per lo più è quello artistico, quindi spesso figurativo, però non avevamo ancora avuto un momento di appunto dialogo e apertura in questo modo con sia altri ospiti che diciamo anche solo i nostri amici e amiche e chi altri è qua a sentirci, e sia per avere anche una restituzione diciamo visiva di sia ciò che produciamo noi in minima parte, sia di diciamo chiamata aperta, che è stata proprio la call for artist che probabilmente avete letto sui social, rispetto a chi altri non fa parte di questo percorso ma voleva portare un contributo appunto artistico a questo festival, questa esposizione e così via. Dico ancora 2 cosine veloci. La prima è che spero che non sia, cioè questo è il primo momento, ma spero vivamente non sia l'ultimo, perché è stato veramente molto interessante e stimolante lavorare con un sacco di gente, così c'è stata veramente un'ottima risposta e una super partecipazione questi giorni anche nell'allestimento su della mostra, per cui è stato veramente un percorso molto orizzontale e condiviso, e questo, cioè per questo vorrei ringraziare tutte le artiste e gli artisti che hanno partecipato e chi altri è venuto a darci una mano in queste giornate infinite prima di oggi. E ancora anche che, come penso in tanti sappiate già, c'è stato qui all'Asca un sequestro abbastanza grosso di attrezzature musicali eccetera, e diciamo che non mi dilungo su questo, ma penso di poter dire che dal nostro punto di vista questo è l'ennesimo attacco, no, all'auto-organizzazione giovanile, creativa e così via, sia nei momenti di socialità che di creazione e confronto, e questa mostra secondo noi si inserisce anche bene all'interno di in qualche modo questa risposta che cerchiamo di dare alla città di Torino e non solo rispetto alle attività che nascono qua dentro, che sì, sono inerenti alle lotte politiche, ma nel momento in cui abbiamo uno spazio fisico in cui incontrarci, ci permettono anche di inventarci nuovi modi, nuovi linguaggi di comunicare delle cose. E quindi niente, questi sono, diciamo, questo è il contesto nel quale è nata questa idea. E adesso lascerei la parola alle persone che sono qui con me, che sono Ray Trai, che è una curatrice indipendente, nonché nostra amica, che ci ha aiutato parecchio in questa folle idea,
E quindi ringrazio già in anticipo Giorgio De Finis, che è arrivato da Roma, che è appunto direttore del MAM, e Dimitri, che è la nuova parte del laboratorio, e ringrazio un sacco. E quindi niente, se, appunto, ripeto che vuole essere un incontro quanto più possibile dialogante, quindi interrompeteci, prendete la parola tranquillamente, e grazie ancora di essere qua. Ciao a tutti e tutti, ringrazio innanzitutto le ragazze del laboratorio, il laboratorio in generale, Giorgio, Dimitri, tutti voi per essere qui. In realtà ringrazio appunto le ragazze soprattutto per avermi invitato e avermi aperto le porte del lab per poter prendere parte a questa organizzazione di momento e mostra. Innanzitutto vi racconto perché sono qua. Appunto, quando le ragazze mi hanno chiamato un mesetto fa, ho deciso di prendere parte, accettare insomma a cuore aperto l'invito, perché penso che insomma ho pensato che fosse necessario dare un contributo all'organizzazione, sia come individualità personale che come individualità artistica. Quindi abbiamo ragionato un po' su come organizzare la mostra, come organizzare questo momento. Abbiamo pensato che fosse necessario sia organizzare una discussione che fosse il più possibile aperta e orizzontale con chi ha partecipato alla mostra e chi è venuto a guardare la mostra, di discussione sul perché abbiamo deciso di fare anche qualcosa di pratico, quindi chiedere di lasciarci lo spazio in primo piano per sovvertire completamente lo spazio rispetto a quello che è abituato a essere, ovvero delle sale che sono dei momenti collettivi ma differenti. E quindi poi abbiamo ragionato sul fatto di rimanere una mostra chiusa, quindi fare una cosa solamente infra nostri, quindi organizzare una mostra collettiva del laboratorio, o invece, se fosse invece più necessario e urgente, chiedere a tutte e tutti di partecipare per organizzare un momento di collettività a Torino, che spesso a volte manca, e soprattutto dal punto di vista artistico. Quindi abbiamo deciso di aprire la call in modo completamente orizzontale, aperto, per proprio vedere quale fosse la risposta anche di solidarietà rispetto a quello che è successo appunto il 26 di gennaio, e abbiamo ragionato sul fatto che fosse interessante anche appunto aprire un momento di discussione, dialogo con il pubblico ma anche con le persone esterne, e per questo abbiamo deciso di chiamare Giorgio, che è fondatore del MAM di Roma, il museo dell'altro e dell'altrove, ospitato al Metropolis ex Mattatoio, che ha una situazione analoga per quanto riguarda perlomeno la poetica di quello che io penso che sia uscito fuori dalla nostra esposizione, perché è un posto che racchiude opere d'arte, soprattutto di arte pubblica, politica, in un posto che è semichiuso perché è un edificio, ma non solo, ma diventa una fucina di idee, immaginazione, ricerca, sperimentazione e apertura delle comunità che spesso rimangono marginali. A questo punto lascerei la parola a lui per presentarsi e raccontarci un po' dell'esperienza del MAM e aprire poi la discussione a tutte e tutti. Scusate, solo un appunto tecnico, vi chiediamo di fumare al di fuori di questa sala, quindi io nel corridoio o di là, scusate. Grazie dell'invito, mi sento un po' alla bottiglia al varo della nave, speriamo di non uscire a pezzi, diciamo. No, però no, è un grande onore, insomma, tra l'altro non avevo capito che questa era la prima, diciamo, che questa era la prima edizione di questa festa, ed era
diciamo così, l'ingresso ufficiale delle arti visive dentro la scatola, quindi insomma ci vengo adesso, non so, un ulteriore piacere. Diciamo, il mamma non è uno spazio proprio come questo, perché è un'occupazione abitativa, diciamo, quindi è un luogo dove vivono 200 persone e dove l'arte è arrivata a un certo punto anche con l'idea che potesse proteggere, diciamo, quelle persone, no? Perché viviamo in un mondo in cui se si cacciano, no? 70 minori con le famiglie, esce un trafiletto sulla Repubblica che recita, se esce bonificata l'area delle luci, no? Se distruggi 600-700 opere d'arte, quante ormai ne abbiamo in 11 anni, non le contiamo più, ma a un certo punto le abbiamo anche contate, escono patrimoni, no? Quindi diciamo che un primo mi si chiedeva di affrontare alcuni paradossi, diciamo, del nostro mondo dell'arte. Il primo paradosso, a mio avviso, è che l'arte vale più delle persone, no? Quindi questo lo assumiamo come un dato di fatto, no? Però cerchiamo, come il lottatore judo, diciamo, di, no? Sfruttare l'aggressività altrui sconfiggere l'avversario, diciamo, una mossa difensiva, però una mossa che sta funzionando, perché Metropolis è lì con il suo museo abitato da 11 anni. Questo percorso a un certo punto iniziando a funzionare, iniziando a far parlare un po' in tutto il mondo di questo strano villaggio di Asterix che veniva attraversato da artisti di tutti i tipi, altra cosa che un po' caratterizza il progetto, cioè il museo dell'altro e dell'altrove, si chiama dell'altro e dell'altrove, non del noi, e qui non so come dire. Quindi l'idea è che, diciamo, dentro una scatola che ovviamente, come dire, ha la sua identità, la sua identità politica molto chiara, no? Chiunque viene a lavorare a Metropolis in qualche modo sottoscrive una petizione a favore di Metropolis, no? Il suo diritto esiste, no? Quindi questo è evidente, però questa scatola è sufficiente a liberare gli artisti, no? dall'essere degli illustratori della battaglia politica che lì, no? si fa. Quindi, anzi, l'idea è proprio che in questa città meticcia, dove vivono già persone provenienti da almeno 3 continenti, ogni arrivo, ogni singolarità artistica arricchisce questa idea della diversità. Cioè, noi l'abbiamo chiamata barricata dell'arte, ma Pablo Echauer, ex indiano metropolitano, artista, insomma, di chiara fama, lo ha definito una barriera corallina, mi piace molto come definizione, per, diciamo, un posto dove convivono tutte le forme di vita, insomma. Quindi Metropolis, la faccio breve, che poi magari mi piace più se, diciamo, ci sono questioni su cui se vogliamo ragionare insieme, non raccontare una storia che poi forse, insomma, trovate anche in giro, perché se ne è scritto, ma diciamo il mamma ha avuto la forza a un certo punto, come dire, di conquistare, passatemi la parola tra virgolette, cioè il museo d'arte contemporanea di Roma, che io ho diretto per 2 anni chiamandolo asilo, macroasilo, cioè quell'esperienza lì della periferia est più estrema di Roma, dove vivono i rom che nel quartiere, no, purtroppo, come dire, raccolgono il metallo dal cassonetto, è andato nel centro di Roma, no, a portare questa
diciamo così, questa lezione di apertura, cioè le porte del macro di Roma si sono aperte, abbiamo tolto il biglietto d'ingresso, abbiamo detto chiunque ci porta una proposta interessante, famoso, non famoso, alto, basso, non ce ne frega niente, anzi ci piace che si mischi, diventa museo nello spazio-tempo in cui sta dentro il marco. Cioè abbiamo immaginato di costruire questo museo tutto insieme, cioè di aprire una città e farla diventare uno spazio da costruire come spazio del comune, come spazio agonistico, dove sul tavolo si mettessero delle questioni che non andavano però risolte. Io poi ribadisco il concetto dell'identità, che secondo me è un po' una trappola, cioè è importante averci l'identità, diciamo, sia psicologica, sia, come dire, se poi culturale o politica, però è interessante avere dei luoghi dove le forme di vita si possono incontrare e possono confrontarsi e anche rimanere diverse, cioè anche non trovare punti in comune, no? Cioè questi spazi secondo me sono spazi più interessanti che spazi dove siamo tutti, ecco, per questo Metropolis io penso sia un po', nonostante le provenienze geografiche diversissime, lingue, costumi, cibo, quello che vuoi, anche religioni che non si nominano, ma poi le abitazioni esistono, come dire, sia un po' il villaggio di Asterix, ma invece vuole essere il bar di Guerre Stellari. Ciao a tutti e tutte, io mi chiamo Dimitri e sono stato chiamato per fare il disturbatore in fin dei conti. E parto da un aneddoto, perché alla fine vivo di aneddoti, e la prima volta che ho incontrato le ragazze è che sono venute nel mio laboratorio, nel laboratorio che gestivo col mio collettivo di Hydrolab in Cavallerizza, che aveva un'idea che era quella che oggi forse trova spiegazione nel laboratorio del Lab 47. E questo laboratorio stava in Cavallerizza, e dopodiché, ovviamente, come tutti saprete, visto che ci conosciamo tutti più o meno, chi non mi conosce, ciao, sono Dimitri, è stato sgomberato, e da quel momento però è stato un grosso esperimento, secondo me, di aggregazione, che però purtroppo peccava di una sola cosa, la pratica politica e la coscienza politica. E quindi rivedere le ragazze che venivano nel laboratorio, perché facevamo tutti l'accademia, perché partiamo da questo presupposto che io come ragazze facevamo l'accademia, chi più chi meno, con le possibilità, io personalmente l'ho fatta con la borsa di studio, nessuno di noi si poteva permettere un laboratorio come i macchinari, e quindi gli spazi sociali delle nostre città ci hanno permesso, attraverso i benefit, attraverso quello che poteva essere l'auto-organizzazione, di poter investire all'interno di spazi che potessero essere sempre aperti, che potessero essere sempre aperti a tutti e fruibili e attraversabili. E quindi secondo me questo è un grosso punto di partenza in cui ci dobbiamo porre. E allora proprio la domanda che mi viene a fare a Giorgio è proprio questa, cioè quanto è importante a un certo punto sviluppare all'interno di un piazzo, qualunque essa sia, una coscienza politica che possa anche abbracciare una pratica artistica, e come le due devono comunicare, come dovrebbero comunicare, forse c'è risposta, dico sempre. In parte credo di aver già risposto, però no, hai ragione, la Cavallerizza poteva difendersi meglio con sì. Però diciamo, ci sono, ogni spazio c'ha un po' una propria, no? Come dire,
medicinalità una sua natura assai specifica, e quindi secondo me sono tutti gli spazi indipendenti, sono tutti fondamentali e interessanti. Poi c'è quello, come dire, un po' più identitario di un altro, quello dove, come dire, anche gli artisti si esercitano, non si dà mamma, non si esercita nessun artista nello specifico, cioè non è un posto che ha gli studi o già appunto la stabilità come qui, cioè il MAMA è un posto dove vivono le famiglie, gli artisti che vengono magari da posti come questo, oppure vengono dai loro studi, vengono, no? Dire, arrivano e all'interno di questo gioco fondato sul dono, perché non c'è nessuna economia dentro il MAMA, per non dire che non ci sono soldi, perché anche comprare la vernice bianca costa, no? Quindi questa è una cavolata dire che non ci sono soldi, però non c'è economia, nel senso che tutte le opere realizzate a MAMA sono state realizzate dagli artisti con a loro spese, potevano essere opere fatte su foglie di carta, quindi nessuno chiede, diciamo, di spendere i propri denari, cioè, qua ci sono stati anche interventi molto molto significativi, insomma, che chi ha potuto e voluto si è concesso, diciamo, però il MAMA è così, cioè, il MAMA c'ha questa regola, cioè che si sta costruendo questa opera unica, che un po' il MAMA non è solo una collezione, un po' anche le grotte di Lascaux del terzo millennio, cioè, no? È un posto completamente ricoperto di arte, dove ciascuno, a differenza dei musei classici, chiunque, no? Ciascuno si incastra nell'altro, convive nell'altro, dove si cercano strane, come dire, no? Com'è il Tetris, strani incastri dentro questa struttura abbandonata, oggi abitata, ripeto, da 200 persone, che è diventato un grande nastro, un po' come qua, però è ovunque, nelle case, diciamo, le regole del gioco lì sono, vieni, porta un dono che è come sottoscrivere una petizione per salvare Metropolis, e in questo modo, grazie all'arte, lo stiamo salvando, perché è di ieri la notizia, ora noi siamo sempre sui navigli a vista, siamo i primi nella lista degli sgomberi da fare da un po', però ieri mi pare di aver letto che siamo entrati nel piano casa di Roma, cioè che dopo, no, non è trascesi, vuol dire che l'amministrazione di Roma ha deciso che Spintime e il MAM devono essere tutelati dalla città, questa, non so cosa voglio dire come verrà, ma è una cosa, c'è una bella notizia, direi, no? Beh, direi che se avviene è una conquista, poi capiamo cosa vuol dire, perché quando uno spazio, io non so se lo sapete, ma insomma quella fabbrica occupata è di proprietà di Salini, cioè del primo costruttore italiano, è di quello che dovrebbe fare il ponte sullo stretto di Messina, che ha fatto il ponte di Renzo Piano, dicevo, cioè, che non è una fabbrica abbandonata, è una proprietà del numero uno di WeBuild, quello che quando si tratta di fare le grandi opere in Italia è, diciamo, quindi, diciamo, il nemico numero uno, diciamo, quindi riuscire anche grazie all'arte, a questo strano processo, a questo incontro, secondo me, felicissimo tra abitanti, militanti e artisti che non sono necessariamente militanti e sicuramente non sono abitanti in quel posto, secondo me forse può generare questa specie di assurdo miracolo, insomma, no? Quindi, diciamo, quello che credo sia importante è anche trovare dei modi, come dire, cioè evitare queste greve, trovare delle strategie anche nuove che spiazzino, cioè cercare di, come dire, condurre questa battaglia, no? Come dire, non come una trincea, cioè non ci mettiamo in trincea, no?
come la prima guerra mondiale, aspettando, cioè, tra l'altro un tempo, forse nel caso delle occupazioni si poteva anche fare, oggi sappiamo che ogni occupazione che si perde non si ricondistrà mai un altro spazio, perché come dire, le pene sono diventate talmente dure, diciamo, che è difficile immaginare che la mattina dopo vai a un altro spazio, diciamo. Quindi secondo me bisogna, cioè anche l'arte può aiutare a inventare un modo nuovo anche di condurre le lotte, diciamo, per gli spazi, no? Le lotte per il diritto alla città, per il diritto alla protezione. Io mi trovo molto d'accordo con quello che è stato detto fino ad ora e volevo fare solo così una riflessione su quello che è invece l'arte di questo tipo, ovvero l'arte che cerca di trasmettere un messaggio che sia politico, sociale, collettivo, che parte soprattutto da comunità marginali. Che spesso e volentieri vengono considerate marginali da quello che è la nostra società contemporanea. E il pensiero che facevo io è questo, ovvero ho sempre creduto che, o meglio, mi sono sempre messa molto in contrapposizione contro le istituzioni, soprattutto artistiche, ovvero ho sempre pensato, no, che i musei debbano essere liberi, probabilmente come la maggior parte di tutte e tutti. Che non sia giusto considerare l'arte un mondo a sé stante, un mondo elitario che non venga capito. Durante il mio percorso di ricerca e di studio ho preso anche, grazie ad artiste e altre persone con cui mi sono trovata a confrontarmi, che in realtà a volte il dialogo con le istituzioni può essere anche costruttivo, nel momento tale in cui soprattutto, e questo insegnamento lo devo soprattutto e che degli spammi in realtà, nel momento tale in cui con le istituzioni, no, puoi provare ad avere un dialogo, o meglio, riesci ad avere un dialogo, quindi tu sei libero, libera di esprimerti come meglio credi e senza che nulla ti venga censurato. Quindi in relazione a questo, in realtà io ero molto curiosa, anzi, di sapere qual è stata quindi l'esperienza al Macro come direttore artistico, ma appunto di far avvicinare uno spazio come quello del MAM a delle istituzioni che spesso sono chiuse, elitarie, nel senso che vengono raggiunte solo da un certo numero di persone che sono o veri interessati che si a volte sacrificano anche banalmente per pagare un biglietto, oppure persone che gravitano intorno al mondo dell'arte, ma da un punto di vista che per la società contemporanea è un punto di vista abbastanza italiano, le gallerie, i visitatori che possono permetterselo, i collezionisti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi appunto ero un po' curiosa di sapere questa cosa qua e di sapere come avete fatto a probabilmente vincere anche delle lotte o no, se vi siete trovati anche in delle situazioni in cui vi hanno detto no, questo no, quindi di censura, e insomma come è stata questa esperienza a riguardo, insomma, tra istituzione e non istituzione. Intanto una piccola precisazione, quando si chiama museo anche quello di Metropolis, non è che l'abbiamo chiamata con una parola così, no, appunto. Sappiamo cosa sono i musei, cioè perché chiamare un'occupazione abitativa museo? No. L'idea era proprio quella di nominarci istituzioni, cioè l'idea proprio quella che l'istituzione non arriva da lontano, da qualcuno che no, ti riconosce, cioè, decide che ci deve essere un museo. L'idea è l'autonomia di dire istituzione siamo noi, al MAM abbiamo deciso di chiamarci museo, se uno ha il giardino sotto casa la aiuola può decidere di chiamarlo parco, cioè, però è un'istituzione, cioè tu quando usi queste parole ti stai
definendo, autonominando istituzioni. Anche il Magro è stato così, io non ho diretto il Museo d'Arte Contemporanea, io ho detto mi date carta bianca, lo rinomino, infatti si chiamava Magro d'Asilo. Sono cambiate le regole, abbiamo tolto il biglietto d'ingresso, abbiamo tolto anche le mostre, perché le mostre si fanno con molto più budget di quello che avevamo. Allora, e poi le mostre durano due, mentre stavano in quei due anni, in realtà devono essere quattro, poi ce l'hanno assegnati due, magari se interessa spiego anche perché, ma diciamo, mi interessava che quei due anni fossero, potessero ospitare per le voci un maggior numero, diciamo, di forme di vita possibili, artistiche e non solo. Quindi abbiamo trasformato il museo in tante stanze, ogni stanza aveva le sue regole del gioco. C'erano stanze per progetti relazionali, partecipati, quando chi entrava nel museo e lo poteva fare tutti i giorni perché era gratis, no? C'erano quattro scatole di vetro che hanno chiamato gli acquari, metti gli artisti in gabbia, ma in realtà era un modo per avere degli atelier dove vedere nascere un'opera d'arte, diciamo, pensavano, quindi era un'opportunità di vedere. Non nell'opera appesa al museo, qualcuno te la spiega, oppure neanche la spiega, ma vedere l'artista e poter anche bussare e chiedere qualcosa all'artista. Noi abbiamo quattro di questi atelier a settimana, quindi 16 atelier al mese, mettiti per due anni, cioè comunque abbiamo potuto seguire giorno per giorno, no? Queste opere dentro il museo, diversissime, perché un'altra cosa che il Magro d'Asilo faceva era accogliere artisti, dovevano essere artisti, diciamo, cioè, artisti giovani, vabbè, cioè, nel senso non Napoleone, nemmeno quello della domenica, cioè dovevano fare questa scelta, che è una scelta che io reputo anche perché dentro il museo si valorizza l'opera, si come dire, portano i cavalli dopati delle corse, diciamo, cioè, e soprattutto si uccidono tutti gli altri, cioè quello che fa il cosiddetto sistema dell'arte, che è un qualche modo combatto, anche se poi penso che possa anche fare il suo gioco come tutti, no? Però dentro uno spazio pubblico l'ho combattuto fortemente, è quello di no? Far sparire gli artisti, cioè il primo compito del sistema dell'arte oggi è di fronte al fenomeno dell'arte espansa. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono milioni di artisti, tutti singolari, cioè tutti diversi, quindi impossibile da valutare, da seguire. Cioè, è una specie di tsunami, cinque continenti che operano oggi nell'arte contemporanea, c'è cioè anche, ci sono gli amici aborigeni australiani, cioè non sono arte alta, cioè oggi stanno nelle gallerie insieme, no? Quindi diciamo, dentro questo tsunami dell'arte, come dire, il mercato e la finanza selezionano, no? E, cioè, nel sistema finanziario americano sono 40 gli artisti, cioè questo ce l'ha detto un esperto che si chiama Don Thompson, che è l'autore di quel libro, Squadra da 26 milioni di dollari, cioè il bestseller, diciamo, dell'economia dell'arte, dice gli artisti nel sistema finanziario americano sono 40, 20 statunitensi e 20 di altri paesi. Probabilmente l'unico italiano che figura in questa rosa di nome è Maurizio Cattelan. Cioè voi pensate che tutto quello che in Italia noi chiamiamo sistema non esiste. Ma neanche i musei italiani esistono dentro quel sistema, quindi è chiaro che è un sistema finto, cioè no, i musei esistono, ma per questo mondo qui l'unico museo degno di una qualche attenzione in Italia è la Fondazione Rembrandt Avenue. Cioè il Rivoli no, non so se mi spiego.
che noi abbiamo cambiato le regole del gioco, abbiamo detto che il museo non è il pezzo della massima valorizzazione del cosiddetto sistema dell'arte che in questi giorni il Comitato Lima sta rivendicando, no? Come l'unico, diciamo, cioè quello che vede l'artista, il collezionista, il critico, il gallerista, e alla fine il museo c'è, cioè questa specie di sacra corona, cioè, è tutto il resto, no? Quindi noi lo abbiamo aperto riportando il museo alla città, dicendo che il museo è un pezzo di città dove l'arte e il cittadino si possono incontrare. No? Una crescita culturale, la crescita culturale è uno spazio democratizzante, come lo ha tentato di definire, diciamo, Lico Macchiotto, proponendo questa nuova definizione che l'Italia ha ovviamente bocciato, perché il museo non è uno spazio democratizzante, cioè il museo è un'altra roba, cioè, no? Ci vanno le cose di valore, nel mio museo le cose di valore, perché poi tu dici, beh, allora battilo, non lo usare. No, lo usiamo perché il Museo d'Arte Contemporanea ha quell'aura che tu devi usare, come dicevo prima, come il lottatore judo, no? Cioè, se il Museo d'Arte Contemporanea è quella cornice che permette a un rinatoio di diventare fontana, come, no, da Duchamp in poi, cioè qualunque oggetto del quotidiano dentro un museo è arte per definizione, perché viene trasmutato da questa soglia magica in qualche modo. Allora, quando io porto l'assemblea orizzontale di Metropolis dentro il museo, è trasformato l'assemblea in un'opera d'arte. Ho detto, sto valorizzando l'assemblea democratica orizzontale di Metropolis, no? Quindi lo uso per dire altre cose, non per far crescere un punto di coefficiente di mercato. Un artista, cosa, ripeto, non c'è niente di male, tranne il fatto che se moriva di fame prima, con quella crescita ha definitivamente rinunciato all'ipotesi di vendere un quadro. Quindi, diciamo, non gli fa bene neanche, poi il fine in fondo anche l'artista, diciamo, salire. Siamo abituati oggi come oggi a un sistema che ti mastica, ti digerisce, ti disputa sotto forma di oggetto vendibile. Mi trovo sempre, no, a dovermi, io come artista o creativo, chiamalo come vuoi, mi trovo sempre a dovermi mettere lì con la causa del compromesso, quindi. No? Di dovermi trovare sempre lì a avere un compromesso con quelle che sono delle istituzioni, e quindi a trovarmi, a rivedermi con la mia coscienza, a decidere se fare una cosa o non farla. No? Questo, a mio parere, a mio avviso personale, viene fuori da ovviamente tutto quello che è l'esperienza che ho di autogestione all'interno degli spazi, come raccontavo prima, per cui nessuno mi ha dato niente, poi a un certo punto uno arriva e fa bravo, ma sei fortissimo, e dici sì, non te ne potevi accorgere 10 anni fa e mi facevi fare al freddo tutta la vita, sono 10 anni che sto al freddo, no? E quindi da lì io ho incominciato personalmente ad avere un po' di paletti, no? E come ti raccontavo prima, no? Mi è stato chiesto più volte di fare murales giganteschi, no? Andare nelle periferie, andare negli spazi a riqualificarli, e quando ero giovane, un po' più giovane, non è che sono vecchio, però un po' più giovane, quando ero giovane avevo pensato, ma cavolo, ho svoltato, no? Ho fatto la svolta, faccio un sacco di soldi e vaffanculo. E invece poi mi sono dovuto trovare davanti al fatto che poi queste case dove io magari dovevo andare a dipingere manco c'erano l'acqua quelli all'interno, no? E giustamente Giorgio poi mi fa sì, però guarda che sono due cose di spese diverse, sono voci di spese diverse, Dimitri. E quindi però mi sono messo in contraddizione a un certo punto con me stesso e mi sono detto cosa, però
tu vuoi andare a fare questa cosa, anche se siano due voci completamente diverse, vuoi andare a fare questa cosa qua, per cui poi vieni dopo un tot che comunque, vi ripeto, dopo 15 anni fa mi correva dietro la polizia mentre facevo un graffito, oggi mi dico bravo, sei bravissimo, no? E quindi la mia domanda è quella di riuscire come... quale grado di compromesso arrivare, quale grado di compromesso mettersi e dire no cazzo, questo non lo faccio, questo sì, da cosa deriva quello? Ed è una roba che mi interrogo tantissimo, tutte le volte faccio una piccola premessa, io lavoro in tutto questo, a un certo punto ho deciso che non facevo graffiti giganti, a meno che non fossero nelle fabbriche o negli spazi, e oggi come oggi io lavoro per Save the Children, che è un male, è il male da questo punto, da un punto di vista, dall'altro però mi dà la possibilità di conoscere tanti ragazzi, di fare laboratori e cose con questi ragazzi e fargli capire che nel nostro luogo, nel nostro paese, nel nostro occidente, a differenza dei loro, è possibile magari poter pensare di autodeterminarsi anche attraverso le proprie idee artistiche. E allora un consiglio, forse chiedo un consiglio, chiedo come doversi mettere sempre di fronte a, che è difficile sicuramente, a quando poi, ripeto, una società che fino all'altro giorno ti rincorreva, oppure ti dà gli sfratti, oppure ti viene a portare via le cose, poi a un certo punto ti dice ah ma sei bravo, dai vieni che la svoltiamo, non so come dire, mi sono spiegato? Ok, grazie. Sì, ti sei spiegato bene, ma diciamo intanto per me non c'è una regola, cioè direi il compromesso un artista non lo deve mai accettare, nel senso cioè l'arte è una cosa, come dire, sappiamo tutti, è inutile, è una cosa dove... No, ma che, cioè, inutile nel senso che è la cosa più preziosa per me, per l'umano, l'ho già detto, però è inutile nel senso no, sì. Cioè sono utili le foglie, come dicevi tu, il riscaldamento, no, anche al mamma quando noi siamo arrivati a vedere faccia da faccia, io sono arrivato con gli stalker, il mio amico Francesco Guerreri, ha detto ma qua bisogna fare le foglie, basta con l'arte, no, io voglio fare l'arte, le foglie hanno occupato, sono in autocostruzione, io non le so fare, loro meglio di me le fanno, oppure dovrebbe fare lo Stato, dovrebbe fare qualcuno, ma io faccio il mio, che gli serve, a cosa serviva l'arte a metropoli, a regalare un'istanza di libertà, cioè oggi gli artisti sono quei pochi, sono, detto prima sono milioni, però sono sempre pochi rispetto ai miliardi, no, quindi, no, sono quei pochi che per mestiere fanno quello che un tempo potevano fare tutti gli umani, cioè, no? Cioè oggi non tutti gli umani possono prendersi questa libertà, no? Di fare, di essere anomalie, di fare, di creare un proprio mondo, di cancellare la lavagna e ridisegnare il mondo come, no, anche presuntuosamente fa l'artista, poi gli viene richiesto di fare, no? Perché l'artista è questo, cioè se non fai questo singolarmente, come si può, no? Lo devi fare in modo originale, devi essere tu e basta, no? Questa è una cosa che noi abbiamo giocato al gioco dell'arte in metropoliziani più volte, la prima volta costruendo un razzo per andare sulla Luna, che è stata la nostra proposta. Li vogliono cacciare le vite di scarto di Bauman, cioè pure noi, cioè, sappiamo tutti le difficoltà, perché non ce ne andiamo su un pianeta e ricominciamo, cioè no, la Luna sempre con foglio di utopie, dico, no, foglio bianco dove scrivere nuove regole. E abbiamo fatto un anno di lavoro, no, cioè non pensando alle foglie, cioè Metropolis che deve mettere insieme il pranzo con la cena ogni giorno. Per un anno ha giocato al gioco della Luna, ma questo gioco, cioè, è stato importantissimo, cioè, no, non ha solo fatto nascere il MAM, ha fatto difeso Metropolis, no, gli ha dato una chance, cioè, ha sostituito i bisogni, che rimangono bisogni schiaccianti, eccetera, però con il sogno, con un'altra cosa, no?
sui compromessi, ripeto, dipende cos'è, ripeto, l'arte è appunto inutile, quindi deve essere onesta. Io parto da questo presupposto, poi è pieno di artisti disonesti, nel senso con se stessi, può essere, hanno sbagliato il mestiere, non devono fare altro, cioè uno fa, se è disonesto può fare l'avvocato, può fare il marcialista, no, ma le fondi sono onesti, no, non lo so, ci sono tanti mestieri, cioè che uno proprio si deve, no, puoi fare il faro, puoi fare tante cose, però diciamo, l'artista secondo me perde, cioè, ti suicidi se sei disonesto, cioè non ha nessun senso, no? Cioè se io passo tutta la vita a fare una cosa ci devo credere profondamente, no? Quindi compromessi che intacchino questa sorta di purezza infantile, cioè, come di questa onestà radicale dell'artista, zero. Compromessi per mangiare, per fare la spesa, per tutti quelli necessari, cioè, però è un'altra cosa. Cioè io dico, attenzione, cioè non fare compromessi con l'arte, cioè con proprio, cioè se viene il gallerista e ti dice fai così, non fare così, se questo distrugge la tua idea artistica non lo fare, se poi, come dire, accettare una committenza per andare a fare la spesa del GS, si può fare, penso, se non è il contrario, a un certo modo, cioè uno come Blu non lo può accettare, perché Blu, quindi ha fatto di quelle scelte la sua chiave artistica anche, no? Quindi c'ha quel rigore che se sbraga gli altri non l'hanno fatta, ma non è che per questo sono da condannare, cioè fanno delle scelte. Decide Blu, però decide anche comunque di avere una vita veramente a zero spese, sta su una roulotte, gira con le roulotte, sta, se no per dire, anche lui ha veramente deciso di fare quello. Io per esempio già fa una differenza, per esempio con me non c'è ovviamente a livello, però è che io per esempio faccio il compromesso con un ente come quello di 7 cifre per poter portare la pagnotta a casa, raga, cioè parliamone. Ripeto, questo è un'altra cosa, cioè ripeto, tutti dobbiamo mangiare, quindi ognuno, come dire, non ci sono regole su cui, cioè, diciamo quello che secondo me invece è importante è, come dire, non fare compromessi con quello che è, come dire, no, la propria arte, ecco, quello sì. Esatto, legato a questa cosa, infatti c'è stato un esempio lampante, per esempio sempre dei Guerriglia Spam che in questo autunno hanno avuto una commissione per un'opera d'arte da esporre in un luogo chiuso, gli è andato carta bianca, loro hanno proposto un'opera e l'opera è stata bocciata perché secondo la commissione artistica dell'evento era sì, esatto, troppo criptica, in realtà molto semplice, non c'era niente di aggressivo, offensivo, però l'estetica non è piaciuta, quindi è stata rifiutata dopo che sono stati invitati e loro hanno deciso appunto invece di affiggerla alle fermate del Pullman qua proprio davanti al campus, all'università. Infatti io anche mi trovo d'accordo un po' con quello che dici tu, la chiave sta nel scendere a compromessi ma non fino a troppo, anche perché purtroppo poi esistono molti esempi e molti casi in cui l'arte viene poi strumentalizzata, soprattutto l'arte pubblica, l'arte che sta fuori, che non sempre viene commissionata, e questo fa sì che determinate porzioni di spazio pubblico, tendenzialmente determinati spazi che poi diventano anche a volte spazi della collettività, organizzato o meno, vengano poi riqualificati in termini proprio di la parola più banale che ormai conosciamo tutti, di gentrification, e quindi proprio dei poli artistici, delle azioni, delle installazioni, interventi, eccetera, eccetera, vanno poi a creare delle dinamiche per cui le comunità che abitano, no, lo spazio vengono mandate via direttamente o indirettamente, succede in Italia, succede all'estero, succede un po' dappertutto. E infatti una domanda che mi
sorge a me, anche se io non pratico, ma sono perfettamente una teorica, però mi viene da fare spesso, appunto, una cosa su cui mi interrogo è proprio questa, no? È molto difficile saper scendere a compromessi per non ricreare poi delle logiche per cui di solito uno va contro. Quindi, per esempio, voi Alma, non avete un po' paura che questo possa succedere, sì, che la vostra azione possa poi essere anche, a volte magari possa ritorcervi contro, e contro le comunità che abitano lo spazio, ma anche soprattutto il contorno, quindi che non sono... No. Diciamo, nel caso del MAM è come anche negli spazi di edilizia pubblica, popolare, cioè, il problema non si pone perché il MAM nessuno paga l'affitto, non è che crescono gli affitti, cioè, quindi diciamo che il MAM è proprio la zona di sicurezza totale, cioè nel senso tu puoi fare tutto. Ora poi la questione della gentrificazione dell'arte è un po' delicata, perché è vero che questo succede, però è come dire, allora per evitare che i prezzi salgano, cioè per evitare che i prezzi salgano non è che non devi dipingere i muri, cioè, allora diamo fuoco ai cassonetti, che sicuramente che si abbassi i prezzi, perché tutte le sere bruciate cassonetti. No, ma cioè, nel senso, non è quella la scelta. Dico, il problema di contenere i prezzi dovrebbe essere un'altra questione. Infatti si lotta per il diritto all'abitare, non è che si lotta contro gli artisti, diciamo. Poi che questi anni tutto quello che prima era spontaneo, cioè come dire, non autorizzato, è diventato non solo autorizzato, ma commissionato. Sì, lì c'è da interrogarsi sull'uso di una cosa che possiamo definire decoro urbano, cioè è diventato una prassi, diciamo, a questa parte, in pochissimi anni, diciamo, amministrazioni, politiche, chi, associazioni, chiunque pensa, diciamo, di commissionare un artista, no? Una facciata cieca. Io devo dire, sono profondamente annoiato di questa cosa che all'inizio a me divertiva la street art, quando mi sorprendeva quando avevo Stan e Lex dietro l'angolo che appariva il pezzo così che dopo due ore qualcuno copriva, no, era fighissimo. Oggi c'è Ciri su Instagram, c'hai 70.000 muri a Roma, che c'è, non te ne accorgi più. Per me, come dire, è un'era giurassica, cioè, nella street art, cioè, che è diventata una roba nel T-Rex, poi a un certo punto morirà per la sua grandezza. Quindi, però voglio dire, anche lì ci sono artisti, per la stessa ragione che diceva lui, fanno il muro quando li pagano e poi fanno anche il muro al centro sociale senza essere pagati, capito? Cioè la scelta non è sempre bianco, nero, cioè, ripeto, per me quella è una scelta soggettiva, no? Cioè io ho tanti amici che hanno lavorato a mamma in altri posti e poi quando è arrivata la commissione hanno fatto il muro perché c'hanno una spesa da fare, cioè, no? Però non è che uno dice, ah, ma allora tu ti sei un gentrificatore, anche perché le ragioni per cui le nostre città, come dire, ci espellono per il valore metro quadro a mettere in banca, non è attribuibile ai muri, sono altre ragioni. Cioè, valgono quei metri quadri dentro Roma, valgono dalla distanza dal centro, a prescindere che ci siano o non ci siano i muri, cioè sono soldi messi in banca. Cioè, la finanziarizzazione degli immobili ci caccia dalle città, non c'è bisogno di creare la movida, i bar, gli artisti, cioè, la città, almeno le grandi città, valgono un metro quadro sempre di più perché sono investimenti finanziari, cioè, sono soldi cash, un metro quadro in una città, quindi anche questo discorso oggi secondo me vale un po' meno, insomma. Però ci si riflette, insomma, è chiaro che uno. Sì,
diciamo che magari a Torino questo discorso si lega tanto appunto alle trasformazioni che stanno avendo certi quartieri che sono né periferici né centrali, ma in quella via di mezzo che ora sta diventando appunto sta cambiando totalmente volto anche rispetto a movide eccetera, e diciamo che in questo caso la cosiddetta street art, che poi è tutta ovviamente commissionata da Lavazza e altre grandi aziende, come dire, crea una cornice, forse cerca di fornire anche un'aura, no? Quel processo di trasformazione che poi è fortemente antiumano, perché prevede appunto sì, ristrutturazione di grandi palazzi, però che come immediata conseguenza è assolutamente, come dire, inevitabile, hanno sfratti di famiglie, persone mandate sempre più verso la periferia, e in qualche modo una cancellazione che avviene quotidianamente, che poi cancellazione non è, perché le persone continuano ad esistere da qualche parte e devono andare a finire, e in questo caso diciamo che sicuramente una risposta univoca non c'è a cosa sia più giusto fare per il singolo o la singola artista rispetto a commissioni di questo genere, perché poi quello che dicevamo anche prima e sulla quale poi invito anche un po' a riflettere tutti, che sì, ora ci troviamo all'interno di un centro sociale perché sicuramente abbiamo dei posizionamenti che sono molto radicali rispetto all'esistente, a tutta una società che è basata su principi di sistemi patriarcali capitalistici, però diciamo che autoghettizzarsi, come abbiamo credo anche scritto nell'introduzione al dibattito, non è sicuramente una soluzione, cioè noi tutti questi processi cittadini dobbiamo starci, dobbiamo combatterli, ognuno qui credo con i mezzi linguaggi che ha, che sono appunto dalla manifestazione e corteo in cui mettiamo i nostri corpi direttamente in gioco, sia con magari creazione di pratiche e forme di espressioni nuove o comunque non per forza non esistenti, ma in qualche modo collocati in luoghi fisici che poi restituiscono dei significati in qualche modo sorprendono, non lo so, almeno qua dentro non era, credo, poi io sono anche più giovane, questo spazio è occupato da tanti anni, però credo che sia la prima mostra artistica in questo senso che viene organizzata. E non è che l'arte non sia mai entrata nelle mura dell'Asca come di altri tantissimi spazi sociali, perché basta vedere le pareti, sono cioè, penso universalmente dipinte e comunque pregne di storia e immagini, però quello che possiamo dirci, che vediamo anche attorno a noi, è che fanno tutte riferimento ad un immaginario assolutamente militante, che sono appunto il cordone, il simbolo dello scarabeo e così via, che in cui ci riconosciamo tutti e tutti perché siamo qua dentro, almeno credo, però poi in qualche modo rimangono circoscritti a quell'immaginario lì, diciamo, mentre il fatto stesso di mettere un'opera d'arte in quanto tale all'interno poi di uno spazio occupato, credo che crei anche dei posizionamenti nuovi che invitano a riflettere sia lo spettatore che anche poi a chi quell'opera l'ha creata. Ma mi viene in mente, proprio a partire da quello che raccontavate adesso, ma anche dall'esperienza di questi giorni qua, in cui tante persone che non fanno attivismo politico nella quotidianità poi mettono il proprio prodotto al servizio di una causa in qualche modo, perché comunque siamo in uno spazio occupato illegalmente, questo è un dato di fatto, quindi nel momento in cui ci si entra dentro si prende coscienza e diciamo si rivendica questa cosa qua. E mi sono un po' persa, e in qualche modo, scusate, e in qualche modo diciamo permette anche a chi fa cioè altre pratiche nel quotidiano di supportare delle cause che ritiene giuste, appunto a partire dal diritto alla casa di cui stiamo parlando adesso, per cui anche qua a Torino esiste un'occupazione abitativa con circa un centinaio di persone all'interno, e anche lì diversi muri sono stati dipinti poi da collettivi e artisti come Guerriglia Spam, che citavamo prima, che appunto non escludono le istituzioni in toto, ma attraverso le rendono vivi anche gli spazi sociali. Hanno fatto un muro qua dentro anche settimana scorsa con il giardino dietro, e credo che anche questo modo di in qualche modo interrogarsi continuamente, creandoci da noi delle occasioni sia per discutere che per poi diciamo avere anche una
piattaforma visiva e diciamo pratica, per così dire, come un'esposizione collettiva, siano importanti, cioè, sia perché sicuramente c'è una crisi dei movimenti, quindi dobbiamo penso reinventarci sempre, sia perché in qualche modo l'arte viene vista come inutile, cioè, per noi sicuramente in positivo, nel senso che appunto non ha una funzionalità immediata, quindi non è un prodotto o una non è per forza un prodotto una merce, ma talvolta insomma viene anche, no, come dire, discriminata in qualche modo, mentre credo che sia alla base della costruzione di immaginari comuni anche nelle lotte sociali e non solo, ma anche nel vivere quotidiano. Già col microfono, ovviamente gli interventi sono aperti, quindi qualsiasi cosa vogliate dire o chiedere, fatevi tranquillamente avanti. Niente, io credo che tra le cose varie, tutte interessanti che sono uscite, sia... tra le cose interessanti che sono uscite fuori, eccetera, a me preme sottolineare quanto in realtà su dei discorsi di classe proprio il fatto del prestigio artistico e di quanto appunto possa essere utilizzato talvolta da dei gruppi di potere, dei gruppi di potere che sono fluidi, nel senso che può uscire a seconda dell'opposizione che c'è in un comune o all'interno proprio del governo nazionale, eccetera, si possa approfittare dell'arte per portare prestigio o per poter porre delle critiche rispetto a delle cose che diventano poi propaganda, e quindi sia a beneficio nel caso in cui un ente di potere promuove l'arte o nel caso in cui si possa permettere di criticare determinate pratiche artistiche. In generale credo che sottolineare l'importanza di fare ricerca all'interno di spazi che siano auto-organizzati possa essere veramente una chiave per sia per mettere in critica questa forma di prestigio, perché alla fine quando ci si mette a lavorare, degli artisti vedono che in un determinato spazio possono fare ricerca e praticare, si crea, cioè non lo so, a me chiama un sacco l'attenzione perché si crea proprio un momento di libero accesso alla ricerca, alla critica, anche alla crescita, e anche si crea una rottura proprio a quella situazione di diciamo standardizzata che magari ti promuovono anche tramite i social, tramite anche a volte spazi di studio istituzionali, non so, che la dinamica di no, per fare l'arte devi stare, per far sì che l'arte abbia valore, come è stato detto, deve entrare nell'aurea di qualcuno, di qualcosa, invece è proprio il meccanismo contrario di riuscire a costruire queste ricerche in spazi autodeterminati, fa sì che si possano poi creare quegli immaginari, quelle pratiche, quelle sostanze che sono in grado, la verità, anche di mettere in discussione degli assetti sociali e tutta una serie di cose. Ad esempio cito il fatto che da poco qualcuno del PD forse abbia detto proprio a Torino che gli spazi occupati servono solo a fare il disagio, e quindi, ma anche cito Pietro che mi ha raccontato la verità con molto rispetto, perché mi ha proprio fatto strippare, era molto più strutturata, infatti su come si raccontava di questo intervento che avesse fatto questo qua rispetto al fatto che costruisse veramente un pensiero logico, dialettico, cercando di smontare gli spazi occupati come se siano solo un luogo dove protrarre il disagio, che non è cioè una cosa critica quanto abbia provato a costruirci una dialettica forte. Quindi mi allaccio a questa cosa, perché se degli enti di potere sono in grado di
prendere a tappeto delle cose e usarla per fare dei loro schemi di propaganda, invece nell'utilizzare degli spazi auto-organizzati artistici dove creare anche delle forme di corricerca, per usare parole interessanti, niente, si slega il fatto che loro possano permettersi anche di usufruirsi di questi strumenti per propagandare, e invece si prende proprio il coltello dalla parte del manico in questo senso. Mi sembra una buona forma di praticare, di ricercare, di costruire, di stare insieme. Niente, spero possano nascere nuove esperienze del genere. Complimenti. Grazie, con me avevo visto un'altra mano alzata, forse. L'abbiamo vista. Io volevo appunto legarmi a quello che dicevi sul fatto che l'arte è spesso inutile a funzionale, e più, ancora più che a funzionale forse diventa disfunzionale nel momento in cui proprio il mondo mi vuole super produttiva, iperproduttiva, al passo, al ritmo. Decido di stare 10, 20, 30 ore davanti a un foglio bianco, cioè la cosa più disfunzionale del mondo, quanto può esserlo una festa, quanto auto-organizzata, quanto può esserlo un corteo. E quindi in quel senso l'arte assume un ruolo politico, perché esce dagli schemi che vogliono creare delle griglie, non inquadrare. L'arte per compromesso, come si diceva, si compromette anche un pochino, perché rientra in questi schemi, in queste griglie che escludono un po' i margini, come si diceva, le periferie, per creare un unico centro, che poi non è mai possibile, perché ogni centro, per quanto sia grande, crea dei margini ancora più grandi. E quindi forse proprio l'essere disfunzionale dell'arte, più che non servire a nulla, andare contro ciò che serve, quindi crea quasi un servizio in questa entropia distruttiva. C'è proprio è un gioco, come dire, questo, no? Del dentro fuori, ma non un gioco nel senso, cioè il sistema cattura l'artista, cattura l'opera, come dire, no? La compra, nel senso valorizzandola, a volte anche distruggendo l'artista, distruggendo questa carica, no? Di buttarli tu, cioè disinnescando questo tipo di processo, a volte. Però è vero pure che lo si può fare al contrario, cioè quando tu catturi il museo e lo porti dentro Metropolis, sei tu che hai preso una cosa loro, l'hai fatta tu e l'hai disinnescata, capito? Quindi non è una questione, bisogna continuare questo gioco, poi sicuramente anche quello verrà catturato, sussunto, messo a re da qualcuno e tu dovrai scartare, fare qualcosa per continuare, se ci riesci, in maniera fantasiosa, come dire, no, a fare la tua battaglia, capito? Però non è che c'è, come dire, si entrare e uscire da greche, abitarle, modificarle, poi mutare forma, quando uno pensa che ti trova lì, tu stai già qua. Cioè, questo secondo me è uno sforzo che va fatto sempre. Per quello dico, non ci ingabbiamo da soli dentro, no, delle forme sia visive ma anche, come dire, no, a volte, non dico ideologiche, più comunitarie. Noi siamo così, ci riconosciamo tutto, capito? Però devi mutare forma, devi assumere anche gli strumenti del nemico, usarli in maniera spiazzante, no? Se no non c'è partita, non c'è partita.
noi possiamo giocare una partita anche con queste forze così grandi, sempre negli spazi piccoli che ci sono concessi per superficie e per tempo, sono spazi piccoli, c'è la battaglia grande, ce la vinciamo solo quando muoiono da soli, cioè quando si estinguono, non possiamo, io penso, ma dentro questi spazi piccoli, cambiando spazi perché poi te lo chiudono, quando hanno sequestrato le cose, il mamma lo aveva buttato giù, no? Il magazzino lo hanno chiuso con due anni di anticipo perché andava sbomberato il mamma, perché qualche altro artista, eppure si diceva contro i grandi musei istituzionali, invece lo ha portato là. Cioè, voglio dire, ci sono dinamiche dentro le cose, capito? Però devi rinascere, cioè, come dire, no? Devi seminare spore e rinascere, quindi io penso che si possa fare sempre in una dimensione da crepa, diciamo. Poi la crepa provi anche se metti radici a forzarla, si sa mai viene giù il muro, capito? Però diciamo è più facile che ci passano sopra, come dire, un po' di cemento e tu devi andare ad abitare altrove, diciamo, con le tue cose, no? Pratiche resistenti, diciamo, però fallo mutando pure nel trasloco, non so come dire, se no sei subito riconoscibile. Sai quante parole tu ordini, ma lo sapete meglio di me, chiunque fa politica e movimenti vengono rapinate le parole d'ordine il giorno dopo che li ritrovi nel PNRR, cioè, capito? No, quindi voglio dire, se è così bisogna cambiare queste parole, cioè, bisogna modificarle, aggiornarle, idem per tutto quello che riguarda le pratiche artistiche che vogliamo mettere in campo, se no, quindi abbiamo già perso, insomma, no? Non è che la Biennale cede, diciamo, quello c'ha le sue regole, no? Noi dobbiamo, siamo come i topolini nell'era del T-Rex, insomma, di notte usciamo, facciamo il nostro lavoro sperando di sopravvivere, diciamo, di avere un'era in cui il T-Rex si sarà estinto, però non abbiamo la forza, credo, di attaccarlo frontalmente, dobbiamo essere abili, diciamo, no? Però l'immaginazione, l'arte serve anche a quello, cioè a dotarci di capacità spiazzanti. E infatti, per rispondere anche a Tommy e Emma, giusto? Emma, scusatemi, non mi ricordo un cazzo di nome ultimamente. E infatti l'esempio, perché poi mi sembra di essere monotematico, ma purtroppo è così, l'esempio di Blue all'epoca in cui a un certo punto li tolgono dei muri dalle fabbriche, se li portano dentro i musei e quello che allora, seguito decidi di fare, è quello, allora io vado per tutta Bologna che l'aveva spaccata di murales e se fa ti ricopre tutti di grigio. Quindi, come dicevamo sempre, trovare nuovi modi, delle nuove forme che spiazzino, no? E quindi quello a un certo punto ha detto: ok, mi hai portato via il murales, bomba, grande, tientelo, e io ti cancello tutti gli altri, peggio per me, peggio per voi, peggio per tutti. Che è una grande frase che poi è stata sul muro dell'XM, che è apparsa, che non si sa se l'ha scritta lui, l'ha scritta qualcun altro. E riagganciandomi a questo, per esempio, non so se voi sapete, saltando di palo in frasca, non so se sapete quello che è successo a questo artista che non mi ricordo il nome, per cui praticamente ha rappresentato con un lavoro tra l'altro di poster art, quindi neanche invasivo sul muro di per sé dipingendo, è successo poche una settimana e mezza fa, ha rappresentato la Meloni con Messina Denaro che si danno la mano, intanto si scrivono e sopra scritto in buona fede, no? Cazzo, praticamente gli hanno portato le murales e poi gli sono andati a casa a fare le perquise e a portarselo via e a fargli tipo il vilipendio, no? Cioè, tipo, e quindi anche lì la domanda è proprio anche questa. Cioè, trovare sempre i nuovi modi che per cui non vieni masticato, digerito e sputato fuori come oggetto,
ma allo stesso tempo come la vedi rispetto al momento storico in cui siamo, in cui addirittura, ripeto, un poster del cazzo viene, rischia di, un ragazzo che fa un poster rischia di prendersi vilipendio, e come mettersi davanti a una cosa del genere, visto che è una cosa che, ripeto, poi a un certo punto Blu ha fatto murales in giro dappertutto, anche all'epoca, soprattutto all'estero, pure attraverso dei percorsi di, che non sono totalmente fuori da un'ottica istituzionale. Da noi ormai Blu ha deciso di fare così, ma nella sua vita passata ha fatto anche dei grandi murales attraverso delle istituzioni. Oggi come oggi, attraverso anche queste storie, vediamo che è sempre più difficile, no? Come mettersi davanti anche a... cioè, come la vedi tu questo momento per gli artisti, quando l'estremo è da una parte che uno può coprire i suoi murales e dall'altra invece viene denunciato per vilipendio per aver attaccato un poster? No, ma guarda, se non voglio... cioè, non è un bel momento, però diciamo che Blu è stato quando... diciamo a San Basilio ha dipinto i poliziotti che si trasformavano in maiali, che è stato cancellato immediatamente, cioè non è che bisogna aspettare la Meloni per arrivare. Quindi vabbè, senza denunce di pelle, che non sanno nome e concetto, non è che le denunce sarebbero arrivate come sono arrivate a tutti gli artisti quando sono stati, diciamo, identificati in qualche modo. Quelli non graditi. Abbiamo fatto questo instant book su Geico, insomma, che conoscete probabilmente, insomma, quando è stato, quando la Raggi ha annunciato e finalmente questo imbrattatore seriale era stato pizzicato. Abbiamo fatto un libro così cercando di spiegare intanto che... No, Geico è quello che scrive Geico. Geico ti mette le ali, quella è l'unica volta che ha aggiunto una cosa a Geico, se no lui firma la città. Diciamo, è un po', come dire, un ready made quello delle taglie, no? Cioè, però lui le fa in una forma sempre, come dire, quasi un'invasione, no? Una specie di cosa virale, lui vuole coprire tutto, cioè, penso, quindi è una grande... noi l'abbiamo cercato di leggere come opera d'arte, abbiamo ovviamente detto che la città come dire, deve essere in grado di accogliere come dire, la sorpresa, l'elemento anche, no? Come dire, cioè, di dibattito, cioè, come dire, cosa piace, non piace, non fa niente, si fa così, si discute, no? Cioè, tra l'altro è un atto anche questi che ripuliscono retaite, no? Cioè, vedete che quando puliscono una strada, dai graffiti, sì, cioè, però lo fanno illegale, cioè, insomma, sono illegali quando perché i muri non sono loro, quindi è interessante questa cosa, cioè, uno dovrebbe denunciare una mossa, diciamo, al rovescio, e dopo che denunciano, Geico andare a denunciare le teche, perché sono muri non suoi, quindi come si è permesso di cancellare quella cosa dal muro di casa mia o dalla strada pubblica, cioè, no, è un gioco, però è un gioco che solleva delle questioni, no? In quel libro ci fa un caso, questo può essere una riflessione interessante su ciò che anche è autorizzato e ciò che invece non è autorizzato, no? C'era a Roma, c'erano due mostre molto importanti, una era a Banksy, l'altra era, non so quale altro, street di fama internazionale, quindi due mostre che celebravano in posti super istituzionali un'arte non autorizzata. Pare che ci sia stata proprio l'inaugurazione della Quadriennale di Roma, Palazzo di Esposizioni, un'incursione che qualcuno ha scritto e poi cancellato, fosse proprio Banksy, cioè, che è arrivato dentro, ha fatto lo stencil, cioè la risposta del palazzo, cioè dell'esposizione, invece di dire intanto verifichiamo se è o non è, poi comunque, poi addirittura
maniera anche un po' così, come se la sfrutta pure, no? Dice, vabbè, abbiamo avuto l'incursione, la gente secondo me che magari non andava alla quadriennale si andava a vedere la l'incursione, ma invece è stato cancellato in mezz'ora, senza nessuna verifica, cioè c'è stata proprio mezz'ora la strada, cioè e 200 metri più là c'è la mostra dove tu celebri. Capito? Allora, perché Lillo celebri quello che dicevi? Perché lì è autorizzato, cioè lì è spazio deputato dove quell'artista sta nella gabbia che gli è dato. Quest'altro se l'è presa, diciamo, lo spazio gli viene subito tolto. Allora, è lo stesso artista, non è nemmeno più dire quello mi piace e quell'altro non è un artista, è un brattatore di muri. Cioè, no, voglio dire, è proprio lo stesso. Quindi è interessante capire anche, cioè, che ci sono luoghi dove si può penare, luoghi. Quindi sì, ma io è ovvio che sostengo che la città di tutti la possiamo attraversare in tutti i modi, infatti ho sostenuto, insomma, Geco e il suo lavoro, però diciamo è interessante che, ripeto, lì molti possono dire, perché è un po' più complesso, un po' più concettuale, Geco che scrive il suo nome, dice, beh, ma anche se è autoriferito, scrive io. Oggi scrivere io è una cosa che dovremmo scrivere tu, cioè oggi che non contiamo niente, cioè, che non possiamo dire niente, che pure se qualcuno ancora mette una X su una scheda elettorale non conta niente, cioè scrivere io è anche una cosa politica, no, cioè voglio dire. Io volevo chiedere se c'erano ancora domande dal pubblico. E no, si è fatto un po' tardi, sono le 11, andremo chiudendo magari se non ci sono interventi. Vabbè, io dico solo una piccola cosa veloce, lascio la parola a Vivi per chiudere veloce. Niente, secondo me semplicemente, appunto, io mi trovo d'accordo con tutto quello che è stato detto, senza stare a dilungarmi, in realtà credo che l'arte debba essere investita, si debba prendere anche la briga di investirsi di una responsabilità di trasmettere dei messaggi che siano politici, collettivi, sociali soprattutto, perché anche se non in una forma, no, di murale o comunque prettamente risultato di arte figurativa che uno comprende in toto, l'arte è capace di avere, spaziare nelle discipline in una maniera fantastica, e quindi anche tante pratiche che uno non vede come pratiche artistiche, mi è venuto in mente prima, ma non sarò qua a dilungarmi, che tu mi hai detto sono entrata al Mampo di Stalker, e loro ancora adesso, no, portano avanti tutti i capodanni persiani insieme alla comunità curda, una festa di comunità dove si rispecchiano un'arte relazionale, quindi partecipativa, sociale, che non ha nulla a che vedere con l'arte come viene pensata di per sé. Quindi nulla, secondo me, appunto, bisogna, anzi è necessario che si perpetui in questo senso, senza lasciarsi troppo né sconfiggere, né perdersi d'animo rispetto a quello che è poi magari a volte la concezione un po' più totalitaria di quello che è la società nei confronti dell'arte, che appunto poi ci viene da pensare anche simpaticamente, no, che sia inutile, però in realtà lo è tutt'altro, conosciamo il fatto che tutti noi presenti, parlanti e ascoltanti lo sappiano e perpetuino questo pensiero. Starker sono bravissimi a entrare e uscire dalle istituzioni, a parte che Piccio insegna a Roma 3, quindi è un universitario, ma hanno fatto la mostra al centro Pompidou, poi fanno le cose nel centro, no, nei campi Roma, quindi diciamo è una grande abilità quella di saper entrare anche nelle istituzioni per raccontare, per fare delle operazioni che magari le istituzioni neanche piacciono, però ti sei guadagnato quella cosa per cui riesci a imporla, no? Quindi insomma, un po' meno rigidi, un po' più sgusciante.
l'ultima cosa, siamo, penso, questo è il mio pensiero personale, da graffitaro, siamo sempre abituati a dover, a un certo punto che facciamo un'opera, a doverla mantenerla così nel tempo, forever and never, Mona Lisa insegna, no? Sto cazzo. Detto questo, quello che mi hanno insegnato i treni è che prima o poi quella cosa raga scomparirà, quindi continuate, la mia proposizione è continuate a fare cose sui muri anche se scompaiono, chi se ne frega, perché per me personalmente il graffito ha una vita, ha una caducità, è una cosa che inizia da un punto e finisce in un altro e chi si è visto si è visto. Ma scusate, taglio in modo un po' brusco, però si è fatto tardi e potremmo stare a chiacchierare ancora un sacco, ma nulla ci vieta di rifarlo più avanti, quindi appunto rimaniamo in contatto. E di sopra vi abbiamo assillato abbastanza, c'è la mostra, sono circa una cinquantina di artisti e artisti. Inauguriamo, ci facciamo un po' di chiacchiere e grazie mille a Rai Trai, Giorgio De Finis, Dimitri, tutti voi che ci avete ascoltato. Chi è sposto di sopra? No, grazie a voi.